Senato senza giacca e cravatta, alla Camera si è quasi sfiorata la rissa. La domanda è, veramente pensate che non restino più le urne? No, non pensiamo questo, però sicuramente un Parlamento senza nessun tipo di potere non ha nessun senso di esistere. Le ripeto, davanti a tutti, non rissa. Siamo stati aggrediti, c'è un video su YouTube su M5S Parlamento, perché rissa significa che due persone sono picchiate, invece noi siamo stati aggrediti da un deputato del PD, Pierpaolo, non mi ricordo il cognome, ma su M5S Parlamento su YouTube lo trovate. Al quale però voi avete ricordo pesanti. No, applaudivamo. Applaudivamo. E poi, se io insulto lei e mi dà un pugno, non so. Ah no, certo, per carità, non è la stessa cosa. No, indubbiamente. Ieri Beppe Grillo è stato qua anche la sua giornata, ha incontrato il Presidente della Repubblica, poi il Senato, ha tenuto una lunghissima conferenza stampa, ha detto che siete pronti ad abbandonare il Parlamento. Sì, se continua così, effettivamente le ripeto, non ha tantissimo senso. Cioè, un Parlamento che va avanti su decreti legge, la Costituzione parla chiaro, la Costituzione dice che i decreti legge vanno usati con carattere d'urgenza e solo e esclusivamente per un argomento. Quindi qua si parla di decreti legge sull'IMU, sulla sospensione dell'IMU. Tempi della pubblica amministrazione, ora c'è il DL, il decreto del fare DL 69, poi ci sarà il DL lavoro, poi ci sarà il DL sui tempi della sanità, ma di cosa stiamo parlando? Cioè si lavora sui decreti legge per urgenza, si lavora solo e esclusivamente sui decreti legge, se si deve lavorare così è normale che non abbiamo la stessa ordine. Ve lo dico, abbiamo presentato 450 emendamenti sul decreto del fare, vedremo quanti ce ne approveranno. Quindi abbandonare il Parlamento che significa andare via dalla maggioranza? Cioè dalla maggioranza, scusate, andare via dall'aula, abbandonare, dare dimissioni dal ruolo di... Potremmo fare anche questo. E ci sarebbe la possibilità, se mai invece ci fosse un suo movimento, un governo che cade senza che il Napolitano però scioglie le Camere a seguito, per esempio, delle cose? Deve venire da noi. Viene da noi, ci propone un governo a 5 Stelle. Lo può fare, lo doveva fare, siamo il primo partito in Italia. Quindi lo poteva fare, ci presenta un governo. Ma non è il primo partito in Italia, stato almeno altro senso. Come? Mi scusi, io dove sono? Il Parlamento che elezioni mi hanno portato? Politico. Siamo il primo partito. Dove eravate? Abbiamo idee disperate. Beh, obiettivamente. No, va bene. Il Napolitano sul preso di passo è quello, giusto? Sì. Quindi se abbiamo partito poi viene da noi e ci propone un governo a 5 Stelle, noi lo facciamo, abbiamo già pronto il nome per i ministri. Oppure facciamo un governo con nome al di fuori, come diceva Alberto, al di fuori dei partiti, su dei punti comuni e noi ci siamo. Vabbè, grazie, avete domande da studio?